Ci troviamo in Contrada La Spia, con noi l'architetto Giuseppe Cassetti, che vuole segnalarci una situazione abbastanza grave. Quale? Io vi ho chiamato perché praticamente ci sono questi bidoni che sono pieni, penso, pieni di olio, ed è una situazione abbastanza pericolosa, perché l'olio, si sa, inquina notevolmente se a contatto con il terreno. Ieri sono stato al comando dei vigili urbani per segnalare il problema, mi hanno detto che era già stato segnalato in precedenza, però ancora non è successo niente. Da quanto tempo questi bidoni sono qui? Ma almeno un mese all'incirca. Tra l'altro, come possiamo notare, con la pioggia sta uscendo con la forte acqua l'olio dai bidoni. Sì, il problema è che la plastica a contatto con la temperatura c'è il rischio che spacchi e quindi l'olio si sversi fuori, perché ho visto che ci sono i tappi, però se i bidoni si rompono l'olio esausto, penso che si tratti di olio esausto, va via. Chi l'ha lasciato qui non si può sapere. No, sicuramente una persona che usa molto l'olio, un meccanico, non ho idea, quindi non ho completamente idea. E qui siamo all'entrata di Contrada La Spia, esattamente all'incrocio con via Santo Spirito. E questa contrada è sempre piena di rifiuti di ogni genere, come possiamo vedere anche all'entrata troviamo amianto. Ma qui vogliamo segnalare anche un altro problema, cioè quello che riguarda l'illuminazione. Sì, io non capisco, dopo che c'è stato l'intervento di bonifica nella zona dell'autobot dove è scivolata l'autobot, hanno messo dei pali di illuminazione, forse come anche deterrente per evitare che la gente butti dei rifiuti. Ora, questi pali di illuminazione, che sono perfettamente montati, non funzionano, e poi si interrompono a 100 metri, a 150 metri si interrompono. Questo è un vero peccato, perché forse manca proprio il collegamento, non si capisce. Un altro problema che vuole segnalare riguarda la curva. Sì, questa curva è pericolosissima, perché manca di aderenza all'asfalto. Infatti il muro, che è stato fatto nuovo, praticamente ci sono diverse tracce di incidente, persone che tirano dritto completamente, quindi manca proprio l'aderenza e uno involontariamente si ritrova buttato fuori. Soprattutto quanto piove è abbastanza rischioso. Sì, soprattutto quanto piove, quindi si dovrebbe, il comune, se è possibile, se può intervenire migliorando proprio l'aderenza di questa curva qui.